ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi farò un video guida barra recensione, ma più che guida sarà recensione, della cacchina, ovvero del virtual pet Fuaci Uncio. Vabbè, insomma, il virtual pet della cacca. Allora, come sapete, questo nuovo virtual pet è uscito quest'anno by Happynet, la casa, diciamo, madre si chiama così. Ed è un virtual pet molto particolare. A oggi non esistono ancora guide e nemmeno questo video sarà una guida, perché è abbastanza complicato capirne la meccanica. Sembra totalmente random? Ci sono cose che non si capiscono? Sì! Quindi non indugiamo oltre e andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, eccoci qua. La cacchina si sta evolvendo in questo momento proprio. E si è trasformato nel fantasmino. Allora, partiamo un attimino dalle basi. Ci sono due tasti più un terzo tasto direzionale. Questo, diciamo, è il tasto esci. Questo è il tasto selezione. Con la levetta ci si sposta a destra e a sinistra. Lo scopo di questo virtual pet è accudire e far crescere una cacca, fondamentalmente. All'inizio potete scegliere tra maschio e femmina. In realtà le evoluzioni sono quasi del tutto uguali per entrambi i sessi. Quando è sporca così che ci sono le cacchine in terra, bisogna premere la levetta o a destra o a sinistra uguale, così puliamo, insomma, puliamo l'ambiente, un po' come nel Mochimaruzu criceto che ha, insomma, tutto quell'ambiente sporco, bisogna pulirlo come se fosse una gabbia. Quando è così vuol dire che è triste, sporca, eccetera. Quindi tasto destro, menu di navigazione. Qui ci sono le statistiche. La fame, la felicità, la fame, il nome, Pina, e i soldi. Qua ci sono tutti i settings, come si dice, luce, luminosità, orario, questo è il nome della cacchina, il nome nostro e eliminare i dati. Allora, per prendersi cura, diciamo, della cacchina bisogna andare nell'icona cibo e praticamente cosa mangia la cacca? Mangia la carta igienica, e di carta igienica ne esistono vari tipi. Quella normale, quella rosa con i fiori, quella azzurra a strisce, quella rosa tipo con la bocca così, vabbè, da diva, quella nera arrabbiata, quella da samurai o da gatto, non si capisce cos'è, quella arcobalenosa e quella dorata. Ovviamente ogni carta igienica ha una propria caratteristica. In realtà si può presupporre che alcuni personaggi prediligono una determinata carta igienica. Questo però sta a noi scoprire poi a quali, insomma, appartengono. Ci sono alcune carte igieniche che praticamente ti danno subito più felicità e più fame. In particolare parlo di quella dorata, che ti riempie al massimo o quasi tutte e due le barre. Allora, tornando indietro, invece questa è l'icona del lavaggio, quindi quando è sporca in questo modo si pulisce e lei ritorna contenta e felice, va bene. Allora, andiamo avanti però col menu di navigazione, quindi questa è l'icona del prendersi cura proprio effettivamente. Questa è l'icona dei minigiochi, ovvero l'unica fonte di guadagno. Ce ne sono vari. Alcuni si fanno con la levetta, altri come questo attraverso il microfono, che sta qui. Ve l'avevo già detto nello scorso video. Praticamente questo buchino qui è un microfono che, appunto, qualche volta spunta che noi dobbiamo parlarle. Ma lo avete visto nel video unboxing, che in caso vi lascio quassù. Se non l'avete visto, andatevelo a recuperare. Quindi qua c'è un buchino per il microfono. In realtà, oltre a parlarci, ci si può anche soffiare dentro. Quindi adesso vi faccio vedere il minigioco, questo qui. Pina, 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 Pina. Vabbè, ragazzi, ve lo evito. Comunque, semplicemente soffiate. Ok, anche soffiando funziona, perché basta che entra un po' d'aria qua dentro.
Poi ci sono altri minigiochi, questo è random, dovete indovinare la direzione della cacchina. Non ve li spoilerò tutti poi se volete. Questo invece funziona con i pulsanti. Così salti normale. Sì, ciao. Quando ci sono due cacche, saltate con l'altro pulsante che fa il salto più alto. Oh, ma li sto sbagliando tutti. Allora, vi dirò, l'uso della levetta all'inizio è un incubo perché si incastra a destra. Purtroppo, secondo me, su questa cosa non è fatta molto bene. Quindi diciamo che la levetta a destra e a sinistra bisogna un attimo prenderci la mano, ma ho notato che utilizzandola va a posto da sola. Quindi non vi preoccupate se vi sembra che si incastri. Questo è un giochino che appunto devi contare quante cacche ci sono in totale. E questo, ripeto, è un gioco che si fa con le levette. Bisogna mandare le cacchine o a destra o a sinistra a seconda. Magari questo ve lo faccio vedere perché non è subito immediato. Vedete, questa è la fabbrica Unci. Dovete mandare la cacca gialla nelle proprie scatole, idem quella rosa, quella levetta. Vabbè, quelle piccole non valgono in realtà. Oh sì, sì, valgono. No, questa no. Diciamo che la levetta è abbastanza scomoda. Bene, quindi ripeto, ogni gioco poi ti dà dei soldi. Quello in cui si guadagna di più è quello delle frecce direzionali random, questo qui, che praticamente se indovinate tutte e tre volte vincete 300 monete, se no gli altri minigiochi, se fatti bene, vincete 200. Ecco, Pina! Questa cosa è il microfono, niente, ma questo vi fa vedere tipo, sono contenta, bla 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 bla. Allora, andiamo avanti. Icona del libro. Vi faccio vedere prima i mobili. Vabbè, questi sono gli sfondi che abbiamo ottenuto e che abbiamo in galleria, quindi che possiamo cambiarli. Per esempio, boh, non lo so, metto questo. E così li cambiamo. Idem per lampadario, oggetto a sinistra e oggetto a destra. Quindi in realtà è molto molto semplice, un po' come nel Mochimaruzu, un po' come nel Sumikko, per dire, no? L'arredamento, semplice. Ma andiamo un attimino nell'icona che mi preme di più. La cosiddetta draw chart. Come potete vedere, cacchina blu, cacchina rosa, maschio femmina. Dopodiché ti fa vedere in cosa si evolve. Allora, probabilmente questa è la fragola blu e questa è la fragola rosa, perché c'è sempre prima il maschio e poi la femmina. Questa, la fragola, si ottiene con una buona cura da quando è cacca normale. Quindi da questa evoluzione con buona cura si ottiene la fragola o il mirtillo, non so cosa sia. Se invece fate da quella cacchina rosa normale, non quindi dal mirtillo, una cattiva cura, vi esce il fantasmino, come è uscito a me. La cacca si evolve circa dopo 10-20 minuti, la prima evoluzione, dopodiché 3 ore per la seconda e poi 10 ore, l'ultima. Questo, il gattino, è l'evoluzione di buona cura dalla fragola, dal mirtillo, quel che cavolo sia. Quindi da quello, se fate buona cura, vi esce il gattino, che sarà sicuramente sia maschio che femmina, come potete vedere. La cacca polpo si evolve dalla cattiva cura del fantasma, questo però per il maschio, per la femmina non ho scoperto quale. Quindi dalla bad care del fantasma, se fai una media cura, diciamo, ti esce il polpo, la cacca polpo. Successivamente ci sono queste altre evoluzioni che non ho capito. La sirena, come ho ottenuto la sirena? Completamente random. Mi sembra dopo l'evoluzione della cacca normale, così. Non ci sono criteri. Attualmente non ho capito su quali criteri si basano le altre evoluzioni. Ma di una cosa sono certa, che ci sono comunque le evoluzioni fantasmino, gattino e fragola, che sono standard. Poi ci sono quelle speciali, che si ottengono andando al tempio, che sono questa a bicchiere, questa qui della scolaretta e questa samurai. Queste qui si ottengono andando al tempio, perché in altri modi non si possono ottenere.
Quindi quando andate al tempio random, la vostra cacca si può evolvere in queste tre evoluzioni. Probabilmente ce ne sono altre, ma non le ho ancora scoperte. La cacca blu invece è quando retrocede dalla cacca rosa normale, quindi proprio da quella che avete all'inizio, se fate proprio bad care, totalmente lo ignorate. Quindi da questa retrocede addirittura in questa. Ma quella evoluzione la può prendere anche da questa? Da questa, insomma, basta che fate, proprio lo ignorate totalmente. Ecco, Pina, combatti! Anche da questa stessa evoluzione può retrocedere nella cacca blu per bad care. La cosa delle evoluzioni è veramente la cosa più difficile da capire di questa cacchina. E io vi dico, godetevela così com'è. Adesso vi faccio vedere le istruzioni. Come potete vedere, qui alla fine è spiegato: dalla cacca normale, che si ottiene appunto scegliendo il sesso all'inizio, cacca mirtillo, fragola, quel che sia, con buona cura. Questa è tutta la linea evolutiva con una buona cura. Poi diventa gattino e dopo 10 ore che hai il gattino, praticamente ottenete uno di questi personaggi. L'unico modo è questo. Come qua vi diceva, in questa evoluzione che è la fragola o il fantasmino o comunque in generale, si può retrocedere nella cacca blu. Allora, come vedete, ci sono tantissime evoluzioni che sono appunto 26 o più di 26. Quelle appurate che sono nel tempio al momento sono appunto, ripeto, questa, il samurai, il bicchiere, basta. In ogni caso siamo sicuri che se riusciamo a seguire almeno questa linea evolutiva di buona cura, che è impossibile, perché ve lo dico subito, è impossibile, almeno dopo 10 ore scoprite insomma cosa ottenere. Ma ripeto, io non ci sono mai arrivata a questo punto, perché che la cacchina non ti chiama quando ha bisogno, quindi devi andare tu ad accenderla sempre per vedere che cosa sta facendo, come è messa, come sono le sue statistiche, eccetera. Quindi è molto difficile da tenere, diciamo, a bada. Anche perché, come vedete, che è successo? Ma cosa c'entra? Come potete vedere, infatti, le statistiche scendono abbastanza velocemente. Veramente è difficile tenere il personaggio in buona cura o comunque tenerlo proprio in vita. Perché basta che lo ignorate anche per due orette e o retrocede la cacca oppure muore. Ma toltoci il peso un attimino delle evoluzioni, andiamo nell'ultima icona, quella del tempio, dove praticamente c'è il negozio dove potete comprare le varie carte igieniche, hanno vari costi, e i vari sfondi, mobili, eccetera. Quindi è carino. La funzione del tempio invece, ripeto, è puramente evolutiva o di regalo di alcuni oggetti. Una volta al giorno ce l'avete gratis. Quindi la cacchina tira la campana qua, che cos'è? Del tempio. Poi uscirà la cacca, non lo so cos'è, e a seconda di che colore è la scritta, che può essere di bronzo, argento, oro, Pina, Pina! Diciamo ti dà un premio a seconda. Ecco, una cosa brutta è che sgrana quando va avanti, non si capisce perché l'hanno fatto così male, pixeloso. Quindi, però voi se avete i soldi potete andare al tempio quante volte volete, riceverete appunto sempre o mobili o sfondi o carta igienica, però appunto poi quando ci ritornate ogni volta sono 200 monete. Oppure vi trasforma. Ma dovete avere una particolare evoluzione della cacchina. Per esempio quando è normale, la cacchina normale. Infatti adesso probabilmente se ci continuiamo ad andare mi darà sempre carta igienica. Perché diciamo le evoluzioni le prende quando comunque è in uno stadio centrale. Chiamiamolo così. Vi faccio vedere l'ultima volta. Sempre carte igieniche. Va bene. E niente, poi sono finite le icone di sfondi, mobili, eccetera, ce ne sono e sono molto carini in effetti. Una cosa che mi piace molto di questo vipetto è questo. Per il resto, se non avete tempo, se non avete voglia di giocarci, ve lo sconsiglio.
perché è veramente molto molto difficile e ottenere tutti i personaggi sembra che non ci sia un criterio dietro, se non quello indicato dalle istruzioni o comunque in generale abbiamo capito almeno cattiva e buona cura cosa dà. Quindi diciamo che è un bipet che va sperimentato, va capito, va amato soprattutto. E sinceramente parlando non mi ha presa più di tanto, però ci tenevo a fare questo video proprio perché appunto voglio cercare di introdurvi su questo vipet che è abbastanza e molto particolare. Pena! Pena! Quindi io e Pina vi salutiamo, spero che questo video vi sia stato utile nel capire, nell'orientarvi in questa scelta, in questo acquisto. Ripeto, esteticamente è molto bella, è morbida al tatto, però ci si deve stare molto dietro. E questa cosa comunque che non si è capito niente della linea evolutiva se non proprio la base, è un po' frustrante perché comunque già è difficile stargli dietro, poi col fatto che non si possono ottenere determinati personaggi o comunque non c'è un criterio apparente, lo rende molto macchinoso. Diciamo quindi che è consigliata per chi ha tempo. Per il resto, ripeto, è molto carina, quindi occhio a questa cosa della levetta perché è scomoda. E però se volete provare un qualcosa di diverso e avete soprattutto del tempo da dedicargli, ve la consiglio. Bene, io quindi direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, iscrivetevi al gruppo di Tamagotchi Italia su Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina di Tamagotchi Italia. Noi quindi ci vediamo al prossimo video, ciao amici!